Amici, ciao, benvenuti in questo nuovo video dove Lilla assaggia sicuramente uno dei miei video preferiti, sicuramente una delle rubriche più vecchie. Se qualcuno di voi già c'era, mi raccomando, mettete un biscotto tra le emoji qua, quindi capirò chi è un glitterino vero o un glitterino della prima ora. Ma adesso iniziamo. Prima però vi ricordo che se questo genere di video vi piace, mettete like, iscrivetevi al canale e se vi va attivate anche la campanella, così sarete i primi ad essere avvisati quando arriva un nuovo video. Non ho ancora assaggiato neanche un po' di zucchero e sono già super eccitata. Ai ai ai. Allora, ho trovato al supermercato le uova Kinder dedicate all'Enchantemol. Sapete che io amo l'Enchantemol tantissimo, sono bellissime, secondo me tutte stranette. E poi i biscotti delle LOL. Iniziamo da questi. Guardiamo da vicino questo, che altro non è che un bicchiere di carta. Io non so se lo sapete, ma colleziono i bicchieri di carta che mi piacciono di più. Quindi quando li ho visti mi è sembrata un'idea strepitosa riempire di biscotti un bicchiere dedicato appunto alle LOL. L'ho pagato 1,50 euro e all'interno ci sono 55 grammi di prodotto, 10 per 5, quindi immagino che ci siano 10 bustine di biscotti. I biscotti sono quelli con le gocce di cioccolato. Allora, apertura. Oh, mi piace tanto. Oh, come mi piace questo rumore. Wow. Il profumo, ragazzi, è veramente molto 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 buono. E sono super felice di vedere che queste sono bustine di LOL super nuove. Guarda, fermi tutti. La mia nemica numero uno. Ma non è la tua nemica, sembra tua cugina, tua sorella. Impossibile! Ma perché le hanno fatto i capelli come i miei? Cioè, non lo so, però sono al contrario. Io ce l'ho un po' bianchi, un po' neri, lei ce l'ha un po' neri, un po' bianchi. Insomma, sono differenze importanti. Sì, anche se io continuo a pensare che non solo è molto simile a te, sembra la tua cugina, ma lei è edizione anche speciale, tu no. No, 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 aspetta, non piangere, continuiamo a guardare. Fabini. Oh, vecchia guardia, abbiamo una vecchia guardia. Lollino. Ne ho addirittura due. Beh. Che carini, continuiamo. Doppione, mi sembra di fare come quando apro le figurine. Doppione. Vediamo un po'. Wow, la nostra mitica. Oramai ho tutto, io questo qua non l'aprirò mai, lo lascerò per sempre così. Vediamo un po', un altro lollino e abbiamo lei che non mi ricordo come si chiama. Rainbow, che sembra Madonna, che poi c'è la versione Sister che è stupenda, mi piace tantissimo. In fondo abbiamo uno sticker che è appunto il regalo della confezione. Potevano mettere qualcosa di più? Penso di sì, almeno due o tre, ecco. È identico a quello riportato qua, però ci sono anche altri soggetti. Sono felice in questo caso perché ho trovato la mia Madonna, quindi sono molto felice. Fatemi sapere che cosa ne pensate, ma secondo me queste sono delle bellissime idee, per esempio per Halloween, se fate le borsette con i dolcetti, oppure se volete fare dei regalini alle vostre amiche, oppure volete infilarli dentro la vostra borsa e portarli con voi, credo che siano veramente degli snack carini. Andiamo ad assaggiare un lollino, vieni qua. Allora, la copertina è come quella di Neon della sua stanzetta e mi piace un sacco. Quanto sono piccoli! Ma che carini! Cioè, piccoli, insomma, sono dei biscotti sostanziosi. Sono in cucina, quindi quale miglior posto per assaggiare questi biscottini? Sono di cookie, sono buonissimi. Approvati! Sinceramente, credevo potessero essere pessimi, invece è una bomba, sono carini, sono buoni e sono tutti sigillati uno ad uno, il che vuol dire che potete veramente avere tante idee per utilizzarli, sia come piccoli regali deliziosi, sia per portarveli in giro.
Quindi io dico super promossi, fatemi sapere se per voi è un pollice in su o un pollice in giù, qua sotto nei commenti. Andiamo avanti, diciamo che per quanto riguarda questo cioccolato sicuramente non avrò bisogno di assaggiarlo, perché genericamente il cioccolato Kinder a me piace tantissimo. Una sorpresa su tre è un Enchantemal, se ho capito bene hanno ricreato delle piccole mascotte per le nostre bambole, quindi non mi... cioè non credo che ci saranno le bambole dentro o delle mini figures a bambolina, ma vediamo, forse non ho capito niente. Allora apriamo. Wap. Allora prendo questo, tanto li apriamo tutti. Allora apriamo il primo e con un colpo di karate trovo questo bossolo. Di solito non contiene quello della collezione, perché è di questo colore normale, diciamo color tuorlo. Non ci facciamo prendere dalla fame, perché dobbiamo scoprire quali sono le sorprese che ci aspettano. Oh, che cos'è? No, invece mi sa che è una roba dell'Enchantemal, perché qui riconosco una stoffetta. Addirittura la stoffa è la prima volta che vedo della stoffa. Però questa è una stoffetta delle Enchantemal, lo so. Forse ho capito anche chi è. Ma allora ci sono le mini figures, non avevo capito nulla, strano vero? Allora no, che carine, ma ci sono proprio loro, oh wow. Eccola qui, l'ho montata e con mia grande sorpresa ho trovato Felicity la volpina. E sono molto felice che sia lei, perché è stata la mia prima Enchantemal. Vi lascio qui anche la playlist dove ho aperto tutte le mie Enchantemal fino ad ora. E la cosa assurda è che lei sta giocando nel bosco, dove appunto vivono le Enchantemal, col suo animaletto. E ha un'altalena che funziona davvero. Cioè... guardate, funziona veramente l'altalena. Io veramente sono sgomenta, tutte queste cose all'interno dell'ovetto. La cosa molto carina è che hanno fatto la gonna in stoffa, è pazzesco. E ci sono praticamente tutte le Enchantemal più famose, guarda quanto sono carine. Devo dire che sono fatte troppo bene, non immaginavo. Beccata al primo colpo, andiamo a vedere però... perché ve l'ho promesso le altre. Questo pesa tantissimo, devo stare attenta a non mangiare il cioccolato, perché veramente voglio arrivare fino a Natale mangiando pochissimi dolci. Ho già mangiato il biscottino prima. Ah, ecco, guardate. Allora, il discorso che facevo prima, quindi il giallo sarà la sorpresina normale, invece il tuorlo più arancione sarà la sorpresa, diciamo, una su tre. Andiamo a vedere se c'è qualcosa... wow, wow, ragazzi, wow, ma cosa ci sono? Carte gioco? Cosa sono? No, cos'è questa cosa? Oddio, questa spara, secondo me spara le carte. Queste sono le cose di ingegneria che mi fanno impazzire. Allora, abbiamo gli adesivi per abbellire questo gioco. Sì, guarda un po', allora, praticamente, go move... e ci sono diversi giochini dove potete giocare a carte. Guarda qua, credo che sia un gioco d'abilità. Beh, ora lo costruisco e ve lo faccio vedere. Ragazzi, ma è bellissimo, è un memory! Praticamente voi girate tutte le carte, le staccate e le disponete nel vostro piano di gioco. Le guardate per un po', così le memorizzate... e poi le girate, girandole vedete il dorso è uguale per tutti. Dopodiché, quando sono tutte girate, andate nella vostra ruota casuale, cliccate e verrà fuori l'immagine che dovrete cercare. E quindi voi, attraverso la vostra memoria di ferro, dovrete andare a girare. Ovviamente se sbagliate ricominciate o passate il turno. Bellissimo, un gioco veramente bello, complesso, in un bozzoletto così piccolo. Questo è super promosso. E adesso speriamo di non essere delusi dall'ultimo vetto. Allora andiamo a scartare, vediamo se la fortuna ci sorride per la terza volta. Vi immaginate se per caso, no, se per caso sto facendo, ne esce un'altra dell'Enchantemal, sarebbe stato fantastico, ma no. Allora, abbiamo sempre queste facce, le avrete riconosciute, sono comparse anche qua. Allora, andiamo a vedere quale altro gioco esce fuori. Sembra un bel gioco anche questo.
Allora, della serie Go Move, per l'appunto, abbiamo questi 1, 2, 3, 4, 5, ben 6 giochi e sono tutti in movimento, quindi dobbiamo crescerli, no, dobbiamo solo costruirli e loro funzioneranno. Oh, mi sarebbe piaciuto anche questo con l'acqua. Ok, andiamo a vedere cosa fa questo, probabilmente spara. Prima mossa, ho infilato la faccetta nel corpo, sembra un gigarobot, e ho trovato anche le cartine che saranno probabilmente i target che appoggio qui sulle ovette. Poi ho appoggiato semplicemente il mio ragazzo qui nella rampa di lancio e secondo me con una bicellata, non so come si dica nella vostra regione, in Liguria, almeno a Genova si dice bicellare, fare così. Non lo so, scrivetemelo qua sotto, tanto mi sto muovendo come se fossimo in nave e bicelliamo. Oh, che colpo fantastico, ho vinto 20 punti e dovete bicellare il vostro personaggetto e andare a beccare i punti. Sicuramente potete anche disegnare dei target voi stessi e appoggiarli e giocare con gli amici. Tiriamo le somme anche per quello che abbiamo trovato all'interno della confezione da 3 delle ovette Kinder. Allora, devo dire che sono super soddisfatta, non mi ha assolutamente deluso, cosa che avevo timore. L'Enchantmall è molto carina, secondo me anche molto giocabile se ci giocate, quindi se non solo fate una collezione, ma devo dire che il gioco che in assoluto mi piace di più è questo Memory. Infatti ho sempre una passione per i minigame, secondo me questo ve lo infilate nel portafoglio, nel borsellino e addirittura vi può servire durante i viaggi, quindi carinissimo, questo mi ha proprio rubato il cuore. Ovviamente sono tutti e tre molto molto carini e posso dire che per me è un gran pollice in su. Ma fatemi sapere se per voi le sorprese Kinder sono un pollice in su o un pollice in giù. Vi ricordo di nuovo di accedere al mio canale iscrivendovi, azionando la campanella per i promemoria e vi lascio una playlist qua e il bottone di iscrizione per facilitarvi il tutto. Vi saluto, ma prima vi stritolo di affetto. Ciao ragazzi, ciao ciao!